Parte il 24 giugno il calendario 2014 di Happy Bio, il progetto realizzato da Confcommercio, Fattorie Fagioli e Stabilimenti Balneari per far conoscere il mondo agricolo attraverso merende e menù con prodotti biologici del territorio, giochi per la didattica ambientale, attività di benessere e spazi dedicati alla lettura guidata per i più piccoli. Un modo diverso di concepire la vacanza messo in pratica da sempre più turisti ogni anno dall'Italia e dall'estero. Noi siamo un gruppo di stabilimenti balneari e disseminati tra Lido di Sario e Casal Borsetti che partecipano a questo EPBio, che non è altro che prodotti biologici e soprattutto del territorio. Andiamo anche all'estero a promuovere questa cosa. Quest'anno probabilmente andremo in Ungheria nel mese di ottobre-novembre, gli altri anni siamo andati in Bulgaria, siamo andati in Cecoslovacchia, in Austria, e vediamo se riusciamo a convincere qualche turista a venire. Oggi l'alimentazione è la parte principale della qualità della vita. Io faccio questo esempio, ormai tutti arrivano a mal di testa, vuol dire farmacia, mal di testa vuol dire andare a prendere la pillola. Se uno dice con una nonna, ho mal di testa, dice, cosa hai mangiato ieri sera? Ecco che l'alimentazione, la saggezza della nonna la dobbiamo portare anche nel turismo. E credo che questi stabilimenti balneari abbiano fatto una scelta straordinaria, perché oltre a coccolare gli ospiti, oltre a fargli vivere bene, gli fanno anche un'educazione alimentare. Quindi è straordinario che il turismo pensa anche alla salute del proprio ospite. Quali tipi di prodotti potranno trovare i turisti in questi stabilimenti? Direi tutti i prodotti che sono poi nel circondario, perché i prodotti vengono dall'agricoltore che è qui a due passi, insomma, direi che in alcuni casi non è nemmeno chilometro zero, ma è quasi a metro, insomma. E quindi è straordinario che la Romagna in questo periodo, poi nel periodo estivo, credo sia un laboratorio straordinario di sapori, di profumi e di identità territoriale. Dire a un amico che qui non c'è bisogno di mangiare un ananas, perché nasce dall'altra parte del mare, a 40 gradi all'ombra. Qui c'è una pesca, una albicocca, una susina. Questi sono i sapori che noi dobbiamo lanciare. E su queste cose qui c'è veramente tanto da lanciare nel mercato del turismo. Quale tipo di attenzione c'è per i prodotti biologici nel mercato del turismo, per i prodotti a chilometro zero? Direi ancora, questo è eccezionale, perché c'è un trend talmente positivo. Noi come gruppo degli stabilimenti balneari, assieme agli amici Commercio, insomma, che ci ha sempre creduto, ci crede, spinge su questa cosa qui, siamo andati a Monaco e vi posso garantire che l'attenzione di quella nazione al biologico, al salutistico, al benessere, loro addirittura prima di fare la prenotazione controllano che quell'azienda, quell'albergo non sia uno che distrugge nella pattumiera tutto, quindi faccia la raccolta differenziata, usi i prodotti del territorio, quindi sia attento alla sostenibilità. Vuol dire che il mercato è già pronto, anzi c'è questa richiesta, forse siamo noi che non siamo ancora pronti. Il gruppo degli EPBio sono pronti per fare questo.